appunto abbiamo voluto introdurre questo incontro attraverso questo filmato che, benché sia stato realizzato un paio d'anni fa, chiarisce bene un concetto che tutti noi, quindi le nostre comunità, le nostre scelte individuali hanno comunque un peso. Quindi il senso del forum che sta muovendo i primi passi che vogliamo progressivamente costruire è proprio per lanciare questo messaggio. Quindi da una parte fare informazione e formazione rispetto a questo problema di cui purtroppo drammaticamente non siamo coscienti, perché questa è la realtà, e non lo siamo un po' tutti, non solo i politici, che vabbè, a partire dai livelli più alti dimostrano di non esserlo, ma tutti noi non lo siamo. Non lo sono i sindacati, che temono che un cambio diciamo verso la sostenibilità può far perdere milioni di posti di lavoro. È purtroppo ancora impreparato largamente il tessuto accademico. E allora, ma lo siamo anche noi. Ma lo siamo anche noi, e un noi, o quasi tutti noi, insomma. E allora ci deve essere uno sforzo di questo tipo, e dobbiamo anche raccogliere quel messaggio sempre più pressante che ci viene dal mondo scientifico. Non è l'ultimo membro di qualunque comitato sparso nel selvaggio web milanese che lo sta dicendo. Ormai lo sta dicendo la totalità del mondo scientifico. Ecco, e l'altro aspetto, e scusate, ma non è che io voglia fare il catastrofista, perché io credo che mai come oggi dobbiamo avere l'ostinato diritto e volontà alla speranza. E quindi dobbiamo costruire tutti i passaggi necessari a partire proprio da noi, perché non si verifichi i problemi che il mondo scientifico ci sta mettendo davanti. Però credo sia fondamentale dirvi una cosa proprio in partenza: i fenomeni climatici, del mutamento climatico, stanno subendo un'accelerazione impressionante. E noi lo vediamo anche dagli stessi rapporti del mondo scientifico. Guardate, fino a 5-6 anni fa, la deadline oltre la quale diciamo il mondo scientifico diceva: guardate che se non cambiamo rotta per fine secolo, questi fenomeni climatici innescheranno una sorta di autoalimentazione, quindi non sarà più controllabile, e quindi l'aumento delle temperature subiranno una progressiva uscita fuori controllo, con tutti i problemi che questo comporterà. Già alla COP21 di Parigi gli stessi scienziati dell'IPCC avevano praticamente dimezzato i tempi, avevano detto la deadline era stata portata al 2050. La COP21 di Parigi è avvenuta 4 anni fa, ma l'anno scorso, e stiamo parlando fine ottobre dell'anno scorso, è uscito l'ultimo rapporto dell'IPCC, proprio prima l'inizio della conferenza della COP24 di Katowice in Polonia. E questo rapporto dice: abbiamo circa 12 anni per fare le scelte strategiche importanti per invertire i processi che ci stanno portando all'irreversibilità. 12 anni vuol dire 2030, e sono tempi strettissimi. Però poi hanno preso la parola anche i glaciologi. Nel maggio di quest'anno, considerando quello che sta succedendo al Polo Nord, al Polo Sud, in Groenlandia, alla tundra artica, dove lo scioglimento dello strato ghiacciato sta liberando quantità di metano notevoli, e il metano è un fattore clima alterante ben superiore alla CO2, se in più, insomma, già a maggio parlavano di 5 anni. Quindi siamo in presenza di una accelerazione di questi fenomeni tale per cui questo tema va posto, ma in maniera, come dire, radicale e pressante all'ordine del giorno. Perché se non incominciamo a renderci conto del pericolo, non possiamo neanche immaginare i cambiamenti necessari per evitare che questo pericolo
diventi effettivamente un problema irrisolvibile. Allora, tornando a noi, ai nostri territori e quello che noi qui possiamo fare. Spendo due parole per quello che è stato anche uno degli stimoli che ha messo in piedi, una serie di passaggi che poi vi dirò, e devo ringraziare che la Fondazione Comunitaria Ticino Lona, di cui peraltro abbiamo la segretaria generale, che è la dottoressa Anna Colombo. È l'età, guardate, ormai tra due giorni, oggi è il 22, tra quattro giorni compio i 70 anni. Qualche auguri. Ora dove sei? Help. Ah, eccola lì. Lei ha insistito, noi eravamo un po' dubbiosi, devo dire, ma lei ha insistito, partecipiamo al bando. Abbiamo presentato un progetto. Il progetto, che appunto era nato tra noi quattro gatti ragionandoci, prevede le cose che vi dirò e poi vi dirò che fine ha fatto il progetto, anzi ve lo dico subito, l'hanno accettato e quindi una buona parte dei costi del progetto, circa la metà, verrà sostenuta dalla Fondazione. Allora, cosa dice questo progetto? Primo passaggio, mettiamo in piedi un minimo di ambito di ragionamento collettivo, e questo è il forum. Deve essere un qualcosa che non costruisce steccati di tipo ideologico o di tipo di appartenenze, ma deve però avere molto chiaro che chi ne vuole far parte si rende conto dei problemi che ha davanti e sa di doversi misurare con le coerenze degli obiettivi che si dà e dei propri comportamenti. Questa è una discriminante assoluta, che poi uno sia grigio, giallo, verde, blu, questo è del tutto secondario, però la coerenza ci vuole, altrimenti ci stiamo prendendo in giro. Quindi, prima cosa il forum territoriale, seconda cosa andare nelle scuole di ogni ordine grado. Noi abbiamo presentato semplicemente 8 più 8 incontri più 4 nelle superiori, perché poi alla fine, però se incominciamo a porci il problema saranno molti di più gli incontri, perché probabilmente diversi che sono qui presenti incominceranno a porsi il problema, a dire ma perché non mi rapporto con la mia scuola, ma perché. Terzo passaggio, creare un minimo di strumento condiviso che faccia gruppo, metta in rete realtà. E abbiamo pensato appunto di editare questi quaderni, sono un supplemento, una rivistina che facciamo da 30 anni che si chiama La Città Possibile. Questo l'abbiamo chiamato Quaderni per Pensare, perché qui veramente dobbiamo metterci la testa. L'impianto è un impianto monografico. Il bello di questa avventura è stato che gradualmente ha aggregato decine e decine di realtà del territorio, non solo associazioni ma anche tante piccole aziende agricole, ad esempio qui vicino a me c'è Pacifico Aina, che incidentalmente è un architetto però è anche un produttore biologico, e nel pomeriggio terrà un bel incontro su un bel progetto che sta facendo. Allora, quindi abbiamo detto uno strumento di questo tipo che in maniera graduale è stato pensato e realizzato, che è così costituito, c'è una parte di ragionamenti e una parte molto semplice di schede. Quindi chi incomincia ad interessarsi al problema può andare nella propria scuola e dire a un insegnante sensibile guarda c'è questa cosa qui, qui ti racconta con delle schede semplicissime quello che sta succedendo, e allora uno le può prendere queste schede così come sono, oppure le ingrandisce, le fa diventare degli A3, le attacca nel corridoio della scuola o nella biblioteca eccetera, e allora questo magari ci può far fare quel passettino in più di comprensione su quello che sta facendo. C'è da dire che parecchie associazioni stanno diffondendo questa cosa qui e sempre più c'è interesse, addirittura una rete di 200 comunità locali dalla Val d'Aosta alla Sicilia hanno chiesto, la rete dei Borghi Autentici d'Italia, che ogni loro sindaco abbia la pubblicazione, le abbia già scritte. Quindi la pubblicazione. Però ci siamo detti, dobbiamo arrivare ai bambini, perché il pianeta
ce l'hanno dato loro in prestito, non glielo stiamo dando noi. Allora, come fare? Questa cosa qui, diciamocelo francamente, la leggerà chi ha già un certo interesse, non certamente un bambino, non certamente la Suora Maria. Allora, per il bambino cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di raccontare queste cose con un linguaggio comprensibile ai bambini di quarta, quinta elementare, prima media. Qual è la storiella del pinguino che lì al Polo Nord dice ma primo, ma adesso cosa sta succedendo? O l'aquila sui ghiacciai che si rende conto che... O con un linguaggio semplicissimo, con i disegni, eccetera. E vogliamo che questa cosa raggiunga tutti i bambini di quarta, quinta elementare, prima media di tutto il Ticino Lona. Il Ticino Lona è un territorio che ha 600.000 abitanti. Calcoli spannometrici ci dicono che ci sono circa 300 istituti scolastici di ogni ordine e grado. Ma se consideriamo i bambini di quarta, quinta elementare, prima media, sono, non abbiamo fatto il calcolo esatto, ma tra i 20 e i 25.000. Quindi è un lavoro gigantesco. Non lo possiamo fare da soli e quindi mano a mano l'aggregazione che viene prodotta però consentirà di poterlo fare. Dobbiamo fare questo. Poi dobbiamo sempre ringraziare Nora, che è lì, che non la vedo, ma so che è lì, in fondo è seduta per terra, che sta preparando due spettacoli, lei è bravissima nel fare queste cose, due spettacoli, sono monologhi alla Paolini, uno, noi nel progetto ce n'erano solo, ma sta già diventando due. Allora, uno per bambini e uno per adulti, in cui si raccontano i cambiamenti climatici. E lei è bravissima nel riuscire a utilizzare questo strumento, ma nella nostra banda di matti, quattro gatti ma quattro matti da legare, c'è anche un inventagiochi, si chiama Marco Donadoni, per una vita lui si è inventato i giochi di ruolo, addirittura nella seconda parte della sua vita ha fatto formazione ai quadri aziendali e dirigenti facendoli giocare, una cosa folle, però questo è stato quello, ha detto, allora io mi invento un gioco sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, lo sto facendo. In maniera, e qui si raggiunge un'altra fascia, i ragazzi, far giocare i ragazzi e fargli capire la cosa. Quindi i bambini, i ragazzi, la Suora Maria, quello che già capisce qualcosa, però tutto questo percorso dove ci porta? Ci porta a rapportarci ovviamente con le articolazioni istituzionali delle comunità locali, con i nostri sindaci, con i consiglieri comunali, con le cose. E allora cosa pensare di meglio a un momento collettivo importante da fare in primavera avanzata, un convegno, pensavamo a Legnano perché è la città più rappresentativa del Ticino Lona, dove chiameremo non a chi vorrà lì a fare la ruota del pavone, e non fatemi dire nomi, però basta guardarsi, vabbè, ma quelli che in giro per l'Italia o per il mondo, o per l'Europa, scusate, il mondo non ci siamo ancora allargati fino adesso, o per l'Europa stanno portando avanti veramente, coscienziosamente, seriamente azioni che vanno in questa direzione. Non a caso abbiamo voluto, nella penultima pagina del quaderno, parlare dell'esperienza di Zurigo, che sta passando da 6.000 watt di consumo pro capite all'anno, si è posto l'obiettivo dei 2.000 watt di consumo. E questi da bravi svizzeri, ormai già cominciato diversi anni fa, anno dopo anno stanno diminuendo i loro consumi, ma lo stanno facendo non solo dando indicazioni su come ti muovi, su quello che mangi, su come produci energia, eccetera, eccetera, ma ci sono le verifiche puntuali anno dopo anno. Quanta CO2 emette la mia città? 100 l'anno dopo. Quanta CO2 emessa la mia città? 95, bravi. Quanta CO2? Ecco, queste sono le cose serie da fare se non vogliamo prenderci in giro. Ecco, l'abbiamo presentato questa cosa, pare che sia stata apprezzata e quindi... È stata molto apprezzata, tanto che siamo orgogliosi di sostenere questo progetto, che poi era l'unico che riguardasse l'ambiente, perché il bando era un po' più ampio, arte, culture, ambiente. Questo progetto, tra l'altro, appunto, è una forza aggregante molto ampia, lo vediamo appunto dal numero delle adesioni già in partenza, e poi ci era piaciuto il discorso di coinvolgere i bambini fin dalla scuola primaria, ovviamente con delle comunicazioni ad hoc adatte a ogni fascia di età, come appunto diceva Oreste prima. Quindi sicuramente la fondazione, anche per il prosieguo del progetto, sarà a fianco all'istituto
per tutte le azioni che ci saranno in futuro. Grazie, mi dicono che poi chi parla dovrà prendere, oppure alziamo la voce perché la sala è piccola. No, allora, un'altra cosa, io dicevo, questo forum oggi non è che perché sta nascendo, però ci sono alcune cose che vanno dette dall'inizio e vanno rimarcate. Per esempio, qui tra i sindaci ci sono diversi sindaci, questi sindaci fanno parte di formazioni politiche diverse, però dobbiamo ringraziarli tutti per l'attenzione che in questo momento stanno dedicando al problema. E in particolare io chiederei a due di questi sindaci che fanno parte di due formazioni politiche diverse, ma che però io credo che entrambi brevemente un messaggio lo possono dare. Allora, uno dei sindaci, già sindaco perché non è più da qualche mese, ma lo è stato per due mandati, il sindaco di Marcallo, che è Olivares, il Marcallo, ti chiederei di dirlo perché gli è stato assegnato un premio dalle Città Amiche del Clima, e l'altro sindaco che è Walter Cecchin, che lui alla mia sinistra, che è il coordinatore del patto dei sindaci dell'Alto Milanese. Se vuoi dire una parola prima lui, sindaco in carica. Sindaco in carica. E diciamo che per ospitalità secondo me è giusto che invece, e soprattutto per il premio che hai ricevuto, parli prima tu. Io sono Massimo Olivares, ho fatto il sindaco per due mandati a Marcallo con Casone, precedentemente ho fatto per altri due mandati l'assessore oltre all'istruzione e all'ambiente. Avevo scelto questi due temi perché, come si diceva prima, per me era importante che i progetti ambientali del comune si rivolgessero alle scuole. Quindi questa mia possibilità mi ha permesso di fare parecchi progetti con la scuola, chiaramente perché dall'altra parte anche avevo una direzione didattica che credeva in queste cose. Abbiamo fatto anche dei libri illustrati sull'ambiente, grazie a Giola Calfieri che sta esponendo anche qui, perché dei bambini hanno disegnato la propria visione dell'ambiente. Poi quando poi sono diventato sindaco, perché spesso noi sindaci siamo presi dalla sindrome del buco per strada, cioè quella è la cosa più importante, ci dimentichiamo di quelli che sono veramente i problemi, i problemi che sono questi, quelli che prima Oreste ci illustrava. E quindi nei miei due mandati, anche con Walter, no, abbiamo sottoscritto il patto dei sindaci a livello, siamo andati a Bruxelles a sottoscriverlo, l'ho ribadito poi l'impegno che dal 2020 andava al 2030, e col mio comune ho aderito ad Alleanza per il Clima, no, perché ho portato avanti una serie di iniziative, ma non sono qua per dire quello che ho fatto. Secondo me ogni sindaco, non dimentichiamo che il 30% della popolazione italiana vive in comune sotto i 10.000 abitanti, quindi vuol dire che su 7.500 comuni italiani, 6.500 sono piccoli comuni, e questi piccoli comuni, ognuno di noi, come dicevo Oreste, come lo possiamo fare a casa nostra? Un sindaco ha gli strumenti per fare qualcosa di più, per rivolgersi alle scuole, ma soprattutto per investire. Dobbiamo noi sindaci fare pressione su chi sta sopra di noi, perché ci lasci liberi di investire i soldi per migliorare la qualità delle nostre scuole, per cambiare i sistemi di produzione di energia, cambiare tutte le luci. Cioè, ci sono tantissimi interventi che possiamo fare. Basta vedere queste schede che Oreste ha pubblicato in questa rivista e vediamo quante cose possiamo fare. Ecco, secondo me un amministratore nel suo piccolo deve veramente sì dare retto a tutti i cittadini, perché quello è importante, le erba tagliate, quelle cose sono importanti, ma deve avere anche una visione che va in là, perché il comune dopo 5-10 anni non lo gestiamo noi, lo gestirà qualcun altro, sarà di un colore diverso al nostro, ma però otterrà qualcosa di buono, e lui dovrà impegnarsi per migliorarlo. Secondo me questa è la visione che dobbiamo avere, anche se siamo piccoli, anche se siamo 5.000 abitanti, qualcosa possiamo fare. E questo è quello che ho imparato andando poi in Austria a ritirare quel premio, quando mi sono trovato con un paese di Ungheria, eccetera, che gli abitanti ne avevano 700-800, ma facevano cose che da noi sono impensabili, quindi lo possiamo fare. Grazie.
Beh, innanzitutto ringrazio non per l'invito, ma io so, se non mi invitavi non ti volevo più dire, perché ci siamo trovati veramente a luglio a iniziare a parlare di questo forum che si vuole fare e di queste iniziative. Sapete cosa mi lascia veramente ogni volta sempre più affascinato? Se voi pensate, si sta iniziando a parlare del clima, ma prima ne parlavano pochissime persone. Adesso i giovani hanno iniziato a marcare su questo punto e allora veniamo letteralmente tutti coinvolti su questa parte. Ieri, credo, a New York c'erano centinaia di migliaia di persone che hanno sfilato. Per sfilare, cioè non vuol dire oggettivamente, vuol dire cercare di sensibilizzare il problema. I nostri giovani ci stanno portando a dire: signori, voi che dovete gestire in pratica questo mondo, pensate che lo state distruggendo e vi state facendo male. E questo, devo dire, rientra un po' nella filosofia, nella mia filosofia sulla fiducia, in effetti, dei giovani che ti aprono gli occhi su queste tematiche. Poi, come non si può pensare che questo progetto che parte dai giovani non possa dare risultati? Sicuramente li darà, perché è sicuramente da lì che noi dobbiamo partire per fare cambiare mentalità. Venerdì ero alla presentazione delle piste ciclabili, che abbiamo vinto un bando a livello europeo il Comune di Legnano con gli altri comuni, e c'era scritto proprio l'Alto Milanese cambia modo di viaggiare con la mobilità sostenibile. Ma io credo che non sia un problema solo di mobilità, è la mentalità che va cambiata. Cioè, questo è il vero cambiamento che noi dobbiamo fare, altrimenti potremmo costruire, è vero che servono nuove piste ciclabili, potremmo fare qualsiasi attività attorno alle nostre città, ai nostri paesi, ma se non cambiamo il nostro modo di pensare, questo sarà un passaggio veramente difficile. Ecco, per fare questo serve naturalmente una regia, perché credo che sia non possiamo pensare che ognuno faccia da sé, perché è un problema talmente importante che va affrontato, come dici tu, tutto insieme. Noi, c'è anche Maria Teresa qua, il sindaco di Cugiono, che è il vicepresidente della conferenza dei sindaci, proprio lunedì prossimo, non questo, il successivo, avremo la riunione della conferenza dei sindaci, e proprio questo tema è stato inserito all'ordine del giorno. E credo che dobbiamo affrontarlo chiaramente tutti insieme. Come? Con il massimo supporto dalle parti dell'amministrazione. Io credo che nessuna amministrazione sia insensibile a questo tema, veramente non ne faccio una questione di appartenenza politica, ma credo che sia importantissimo il fatto di riuscire a trasferire tutte queste informazioni ai nostri cittadini, grandi e piccoli. Cioè, questo è veramente la base. Quindi noi come sindaci, posso assicurare la nostra completa collaborazione, ci siamo, ci saremo, e siamo assolutamente a disposizione per affrontarvi. In questo progetto credo che sia un progetto grandissimo da fare. Ogni tanto quando ci pensi dici: ma io cosa posso fare? Ecco, vedi, quando è così, io cosa posso fare? E tutti si chiedono questa cosa. Ma pensate, ognuno di noi cosa può fare? Cioè, con il nostro esempio possiamo veramente dare a un piccolo cambiamento. Sono tantissime le cose che ognuno di noi può fare. Quindi sono certo che insieme riusciremo a fare veramente tanto. Grazie. Dare la parola all'architetto Di Belli, che è qui presente.
prima